non mi soffermo a dire qualcosa di loro, perché questo spetta a voi e ai nostri candidati al Movimento 5 Stelle e al nostro candidato sindaco Torellani. Voglio solo dire qualcosa sul Movimento 5 Stelle. Ho visto che a loro ci sono sono cambiate molte liste, ci sono molte liste civiche. E una cosa, vorrei solo far notare una cosa, la differenza che c'è tra noi del Movimento 5 Stelle e i partiti politici tradizionali. Guardate, io sono uno dei pochissimi che ho avuto passate esperienze politiche negli anni 90, quando ancora non esisteva il Movimento 5 Stelle. Vi posso assicurare che questo modo di fare politica che stiamo applicando noi è completamente diverso. Non abbiamo strutture di partito che ci separano, che separano gli eletti dai cittadini, ma abbiamo direttamente un rapporto con gli elettori. Stiamo cercando di sperimentare una nuova forma di fare democrazia e non abbiamo lasciato da parte tutti i vari comitati d'affari che ci sono dentro le strutture partitiche, che ormai pensano quasi solo a sistemare i propri amici, a sistemare i propri addetti, a conquistare fette di potere per poter gestire il potere, la gestione del potere per la gestione del potere. Noi cerchiamo di sforzarci di sentire quello che vogliono i cittadini. I nostri rappresentanti devono avere il principale requisito deve essere quello di avere delle grandissime orecchie, saper ascoltare, saper capire che cosa vuole la gente, saper fare delle proposte e verificare se queste proposte trovano l'incontro della cittadinanza oppure no. Non vi dico altro, io cerco di fare il mio meglio al Senato come portavoce del Movimento 5 Stelle, siamo in tanti, cerchiamo di essere in tanti, anche quando si svolgerà, ci sarà il lavoro del Consiglio Comunale di Nuoro, io sono sicuro che i nostri rappresentanti vorranno che continuiate a essere in tanti, a cercarci e a farvi cercare dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Grazie. Si presenta da solo. Ciao, io sono Gianfranco e sono candidato anche io con la lista del Movimento 5 Stelle. Dunque, io ho preparato un discorso che ovviamente qua si deve ridurre molto perché i tempi sono stretti. Volevo parlare un po' del nostro programma, che è bellissimo, di tante cose che vogliamo fare belle, però poi ascoltando tutte queste persone che sono intervenute prima di me, nella mente mi ricorreva questa frase che ho sentito questi giorni: inesperti, inesperti. Siccome ho partecipato quando c'è stato lo tsunami tour, ho visto questi ragazzi che hanno parlato e li vedevamo lì alle prime armi, magari un po' titubanti, dicevamo ma ce la faremo. Poi ci sono state le elezioni, è stato un successo, sono arrivati in Parlamento e sono diventati dei nostri idoli. Cioè, voglio dire, Alessandro, lo condividiamo tutti su Facebook, quello che dice, è un grande, ma anche i nostri parlamentari sardi. E allora dico questa parola di esperti. L'altro giorno ero qua in Piazza del Popolo alla presentazione di una lista e c'era il loro esponente politico maggiore, no? Che diceva, riferendosi a noi, ecco, questi inesperti, e lo voglio citare perché disse proprio questo: non abbiamo bisogno di questa gente inesperta che per portarla al foro con la prosopopea, noi abbiamo bisogno di gente che sa dove mettere le mani. E a fianco a me c'era un tipo e fa, si controllava il portafoglio, no? Se la popea no, questo si discusso marrone a pedere, ma internane, cioè ma che cosa vuoi evocare un politico competente? Ma la gente quando dici sappiamo dove mettere le mani, pensa che ci mettono le mani in tasca per usare i soldi per loro. E allora io vedo questi ragazzi, no? E qua davanti, vedo tantissime, però vi voglio dire una cosa, che importanza. Tanti di voi qua, io li conosco, 30 anni un negozio al corso. Minchia, vi ho visto passare, dico io mi conosco. E parli e dici, ci siamo rotti le palle, non ne possiamo più questa politica, ci ha rotto, non ne possiamo più, la Tarsu, la Mondessa, l'acqua, basta, è ora di cambiare. Poi arrivano le elezioni, oh raga, c'è il Movimento 5 Stelle, ci siamo candidati, ci date una mano. Gianfra, bello, figo a lei, però... zia Torella, cazzo, sei candidato, mio cugino è tu un coglione, lo conosco, ma lui è a votare, ma in te sei nante,